Già individuato dagli agenti del commissariato di Fano, l'uomo che ha imbrattato con del cemento liquido le lapidi commemorative della liberazione di Fano e dei martiri della guerra mondiale, scatenando subito sdegno e indignazione per il deplorevole gesto. È un 65enne fanese già noto agli agenti del commissariato di Fano per i suoi comportamenti eccentrici che, come giustificazione per il gesto, ha dichiarato che, a suo giudizio, le lapidi avevano bisogno di manutenzione, cosa peraltro non vera in quanto le lapidi godevano di ottima salute prima del suo intervento. E così ci ha pensato lui. Anche se le indagini hanno escluso la matrice sia politica che dolosa, l'anziano eccentrico nutriva reali intenti manutentivi. Rimane comunque lo scoramento e l'amarezza per i due simboli di libertà e sacrificio della città deturpati quasi irrimediabilmente. Un episodio sicuramente sgradevole e antipatico che rappresenta un'offesa per la coscienza democratica, credo, di tutta la città. Fortunatamente, bisogna dire, la Polizia di Stato, e colgo l'occasione anche per un plauso, un sentito ringraziamento, è intervenuta tempestivamente già sabato, individuando anche l'autore probabilmente di questo gesto. E una notizia positiva è che molto probabilmente si può escludere il movente politico, e questo decisamente è un elemento che ci solleva, perché sgombra il campo da alcune ipotesi, da alcune preoccupazioni. Resta ovviamente un episodio, come dicevo, sgradevole, che ha colpito la memoria di Amilcare Biancheria, di Temistocle Paolini, di Renata Marconi. In particolare in quest'ultimo caso veramente gesto antipatico, oltre che sgradevole, perché si è offesa la memoria di una ragazzina di 14 anni e di un bambino di 8 anni. Ecco, francamente un episodio che ci sentiamo anche come amministrazione comunale di stigmatizzare, e ci siamo già attivati con la collaborazione dell'ufficio tecnico per fare una valutazione di quelli che sono stati i danni e per mettere in campo quanto prima, in maniera altrettanto tempestiva, degli interventi di pulizia e di ripristino delle due lapidi, in modo di poterle riconsegnare alla città con la memoria, con la preziosa memoria che fino ad oggi hanno preservato.